Un'altra opera che facciamo quest'anno ci viene da Novara, con il Teatro Coccia di Novara, con cui abbiamo instaurato questo grosso accordo di coproduzione, ed è Delitto e Dovere, tratto da un racconto di Oscar Wilde, straordinario, affascinante, misterioso, con musicata e composta da Colla. Quello che Oscar Wilde descrive con grande sapienza nel suo racconto è che questa società, come dice, una società dove da una parte si vive la rivoluzione industriale dopo la metà dell'Ottocento inglese, e dall'altra parte invece si è ancora molto, soprattutto un certo tipo di società è molto legata alla chiromanzia, alla chiaroveggenza. A vista, i cambi sono a vista, non c'è un sipario. Abbiamo voluto rispettare l'epoca soprattutto nei costumi e quindi ambientarlo nell'Inghilterra vittoriana di fine Ottocento, sebbene ci troviamo invece in una chiesa sconsacrata. E devo dire che la stessa scelta del testo, quindi il racconto di Oscar Wilde, e poi aver individuato in Alberto Colla il compositore, riassume un po' l'idea di questa operazione. C'è stata una personalizzazione importante, perché Alberto ha fatto delle scelte che io alla fine poi trovo giuste, ma che forse a tutta prima non avevamo immaginato quando leggevamo Oscar Wilde. L'attore pronuncerà, sono dei testi di Oscar Wilde presi da altri scritti di Oscar Wilde. Il Delitto di Lord Seville prende spunto da De Profundis, quando Oscar Wilde era in prigione, e sono momenti che evocano un'atmosfera, che evocano dei colori, che evocano il fumo sul Tamigi, che evocano, per cui è veramente Colla sapientemente colto il colore della Londra di fine Ottocento descritta da Oscar Wilde. I libretti dell'opera lirica ottocenteschi e a seguire o anche a precedere quelli ottocenteschi qualche volta sono assurdi. Però io amo l'assurdità dei libretti d'opera, amo le incongruenze dell'opera lirica, e credo che forse quello che noi possiamo portare in questo mondo oggi è l'amore per questo genere teatrale, che non ha bisogno di trovare una giustificazione a tutti i costi. Il teatro è teatro, è finzione, e l'opera lirica ne è forse uno dei casi più eclatanti di questa finzione, di questa incongruenza.